L'assessore alle infrastrutture, Domenica Catalfamo, annuncia l'avvio dell'Osservatorio regionale sulle politiche abitative. L'Osservatorio regionale sulla condizione abitativa è stato istituito quale strumento per l'ottimizzazione della programmazione degli interventi e della gestione del patrimonio di edilizia sociale esistente. In realtà, specifica l'assessore Catalfamo, le attività dell'osservatorio sono state solo parzialmente implementate fino ad interrompersi all'incirca nel 2013. Pertanto, oggi si ritiene indispensabile la riprogrammazione delle attività di tale strumento per mettere a sistema la pluralità di risorse e di informazioni disponibili ed orientare le scelte e la politica di settore. Per tale motivo, dopo aver riorganizzato l'Osservatorio regionale prezzi, si intende proporre una nuova delibera di giunta regionale per riorganizzare anche le attività dell'Osservatorio regionale sulle politiche abitative. L'obiettivo dell'osservatorio, spiega l'assessore, è di effettuare la raccolta sistematica dei dati, realizzare il monitoraggio permanente della condizione abitativa nel territorio regionale, supportare la ridefinizione delle priorità regionali nel settore delle politiche abitative, orientare la programmazione delle risorse, ottimizzando le risorse disponibili. Con queste importanti finalità, aggiunge, il settore lavori pubblici e politiche di edilizia abitativa, competente della gestione dell'osservatorio, ha avviato la raccolta dei dati relativi al fabbisogno abitativo a livello comunale e all'offerta abitativa con una scheda speditiva compilabile direttamente online dai comuni, rilevando che in atto i dati disponibili sono parziali e non adeguatamente organizzati, è stata valutata l'impellenza di acquisire tutte le informazioni utili a poter far fronte al grave disagio abitativo attraverso la necessaria conoscenza della reale situazione. Sarà quindi necessario, prosegue la Catalfamo, analizzare una serie di parametri quali l'analisi dei flussi della popolazione, la struttura, gli indici demografici, i flussi migratori, le famiglie e la popolazione straniera, le condizioni delle famiglie, il fenomeno abitativo, il parco alloggio e l'attività edilizia. Tutte le informazioni fino ad oggi mai acquisite e adeguatamente esaminate, conclude l'assessore Catalfamo, consentiranno per la prima volta in Calabria la costruzione di credibili scenari di riferimento in grado di orientare le scelte mirate al concreto soddisfacimento del disagio abitativo regionale, in coerenza con quanto è stabilito dalla normativa vigente, ma anche secondo quanto eticamente corretto a sostegno delle fasce di popolazioni più svantaggiate.